Permettete anche me. Attenzione. Permettete anche a me di salutare il sindaco Gori, di ringraziarlo per averci ricevuto nella sua città, in particolare i compagni e le compagne, gli amiche e gli amici dell'Arci di Brescia che hanno voluto accoglierci. Hanno voluto accoglierci di Bergamo. Perdonatemi, che hanno voluto ospitarci e ribadisco Massimo, noi non è stato un caso scegliere Bergamo come città che ospita questo nostro convegno. È vero, è legato molto a un'idea di partenza, a un'idea che ci siamo e l'Arci vuole testimoniare nella tua città, nella vostra città a Bergamo, se non mi sbaglio, a Bergamo, che l'Arci è presente, c'è, e vuole portare un suo segno. E non è un caso che veniamo qui con il primo convegno che apre una campagna congressuale stranamente un po' lunga, perché noi il congresso contiamo di farlo verso fine anno, no? Perché abbiamo molteplici impegni che dovranno sondare, approfondire le tematiche legate allo sviluppo della nostra associazione. No. E questo è il primo, non è il primo, è il primo perché non me ne vogliono gli altri che stanno organizzando con grande impegno gli altri appuntamenti, ma è il più importante, è quello che a mio giudizio la discussione sulla lotta alle disuguaglianze e ai diritti sociali diventa il tema portante da un punto di vista di linearità politica della nostra associazione, dove dobbiamo, gli altri appuntamenti dovranno tener conto dell'esito di questa, di questo nostro convegno, che non si chiuderà nei tre giorni, ma permetterà di aprire un confronto su queste tematiche molto forte all'interno della nostra associazione. Oggi io ringrazio anche tutti i compagni dirigenti della mia associazione che da tutta Italia sono venuti oggi a Bergamo, ma credo che dovranno poi riportare nelle loro realtà territoriali i contenuti che stanno emergendo, che emergeranno da questo convegno. Guardate, lo scoppio della guerra con Raffaella, con Andrea, siamo per un momento fermati. Cosa facciamo? No. 3 secondi ci siamo fermati, perché subito abbiamo deciso che no, era un motivo in più per insistere a fare questo convegno, non solo perché la guerra da un lato sviluppa solo le disuguaglianze, ma per il fatto che c'era bisogno anche di cominciare a discutere un po' di questa guerra, le conseguenze, le cause, le motivazioni di questa guerra, perché in questo paese non si può discutere di questo. I media non ci permettono di discutere di questo. No. E io, permettetemi, con grande... Io da qualche parte voglio dire, per esempio, che non mi riconosco per nulla nell'intervento del nostro primo ministro alla Camera rispetto alla questione della guerra. Non mi riconosco. E quindi... era giusto creare questo momento di confronto tra di noi, un'opportunità in più. Vedete, con la crisi che il nostro paese sta attraversando, in maniera particolare, io parlo della crisi politica, la crisi di cultura politica, la crisi politica, che dà spazio in maniera esagerata ai tecnicismi, scusatemi se semplifico, no. Io lo vedo, oggi per esempio mi arrivano notizie pessimiste sul come il governo sta tentando di tradurre l'ultima parte della riforma della legge del terzo settore. Si tende fortemente a
non comprendere il ruolo portante della, non solo della mia associazione, ma delle associazioni del nostro paese. Si tenta di trasformare tutti in impresa. No. Io non nascondo che io vorrei anche nel modello del futuro della mia associazione si tenga conto anche dell'impresa, ma noi non siamo un'impresa. Da un lato ci riconoscono il ruolo delle reti associative quando si tratta di esprimere, per esempio in questo caso, la guerra, la coerenza, eccetera. No, ma in molte altre situazioni di complessità sociale si fa intervenire la nostra associazione, e noi ci siamo. Ci siamo perché nel nostro spirito, nelle nostre radici. Ma da un altro lato, invece, si tende a disconoscere. E guardate, io ho parlato dei tecnici prima, no? Del nostro governo, no? Non a caso. No. La politica è un ruolo importante. Io ne sono convinto che è un ruolo importante per la nostra democrazia. Ma oggi noi dobbiamo farci responsabili, farci una ragione che noi siamo un punto di riferimento portante più di ieri rispetto alle questioni e alle tematiche legate alla democrazia. Perché per fortuna noi non siamo diventati né un'associazione liquida né un'associazione gassosa, no? Ma ci siamo con i nostri 4.500 circoli, ci siamo. E quelli dovranno essere domani il luogo per un grande confronto, una grande discussione sulle tematiche principali che legano la nostra democrazia, fanno forte la nostra democrazia, e che oggi, a mio giudizio, proprio perché non ci sono più quei luoghi diventati gassosi, non c'è più il confronto con la gente sulle grandi tematiche, sui grandi, dai piccoli ai grandi confronti della battaglia sui diritti sociali. No. E credo che, dicevo prima, noi non siamo diventati, anzi, siamo rafforzati come associazione. Perché? Perché siamo, era uno slogan di qualche anno fa, noi siamo un'associazione resistente, noi resistiamo. E con questo convegno qui a Bergamo, perché non sbaglio più, a Bergamo, dimostriamo una volta di più che siamo un'associazione resistente. Grazie.